Ciao bambini, siamo arrivati al nuovo appuntamento con il laboratorio online del Museo del Territorio. Oggi proveremo a fare qualcosa di un po' più complesso, dove occorre essere un po' più precisi e attenti. Proveremo infatti a costruire un arco romano. Per farlo abbiamo bisogno di un cartoncino bianco da 26 x 60 cm, di un righello con la stick, forbici, matita, gomma, temperino, pennarelli e una cucitrice a punti, anche uno scotch di carta che poi vedremo come usare. Avete tutto, bambini? Allora iniziamo. La prima cosa da fare è segnare gli angoli punto 1, punto 2, punto 3 e punto 4. Poi segniamo un punto a 18 cm dal lato lungo, su un lato e poi sull'altro. Tracciamo una riga tra questi due punti. Poi, posizionando il nostro righello all'inizio del foglio al punto 0, iniziamo a fare una serie di segni in punti definiti del nostro righello. Iniziamo al punto 2, al punto 8, al punto 10, al punto 13, al punto 15, al punto 24, al punto 26, al 29, al 31. Siamo a metà. Poi al 37, al 39, al 42, al 44, al 53, al 55, al 58 e al 60. Facciamo la stessa operazione sulla riga tracciata in precedenza sopra. Ora colleghiamo tutti questi punti tracciati alla stessa misura con il loro corrispondente, punto 2 con punto 2, punto 8 col punto 8, eccetera. Colleghiamo tutti i punti. Ora prolunghiamo i punti 8 e 31. Sulle righe 8 e 58 tracciamo un punto a 9 cm. Poggiamo la riga su questi due punti e colleghiamo con la matita le righe verticali che hanno 3 cm di distanza tra loro. Ora, utilizzando la confezione della colla stick, disegniamo 4 piccoli archi con la matita. Facciamo la stessa cosa e tracciamo delle righe in tutti gli spazi distanti 6 cm da loro. Ora, con il rotolo di scotch, tracciamo gli archi grandi quanto la traccia corrispondente al diametro del cerchio. Ora, nelle due linee lunghe tracciate in precedenza, segniamo un punto a 6 cm e li colleghiamo tra loro. Ora barriamo tutte le cose che non ci servono e poi ritagliamole.
Ora facciamo le pieghe. Adesso chiudiamo le pieghe e incolliamo le linguette. Ed ecco l'arco romano. E ora decoratelo come meglio volete. Ciao bambini!